Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Jersey History. E niente, oggi parliamo di una maglia away. E una maglia che a mio avviso è stata molto bella. Stiamo parlando di quella della stagione 2005-2006. Questa qua. Allora, questa maglia qua intanto è una replica ufficiale. E che dire, a me è piaciuta sempre questa maglia qua. La maglia, questo è il secondo anno. Questa maglia fu usata praticamente per 3 anni. Primo anno, che non è questo, è l'anno prima. Questo è il secondo anno. E poi il terzo anno, in Serie B, usarono come seconda ancora questa. È particolare, con lo stemma del tricolore praticamente ricalcato a striscia, no? Cioè, nel senso, tutta rossa con le due strisce bianche e verdi per il tricolore. Ripeto, è una maglia che a me è sempre piaciuta, non la presi allora, la presi più avanti successivamente, perché ho preso quella del secondo anno, perché questa è quella del... perché quell'anno lì la Juve aveva lo stemma con scritto centenario del primo scudetto, e ovviamente 1905-2005. Purtroppo la lego anche a ricordi non belli, perché sicuramente la B non è stata proprio una cosa, cioè la portata che è stata fatta a Calciopoli, non credo che sia stata una roba bella, e la Serie B immeritata per quella squadra è stata pesante. E per questo non ricordo il gol in questo video, ma voglio ricordare quando Del Piero ha alzato lo scudetto a Reggio Calabria, cioè a Bari contro la Regina. Quello secondo me è il momento più bello, perché siamo stati campioni d'Italia quell'anno lì, siamo campioni d'Italia 2005-2006, possono dire quello che vogliono, la Juve quel campionato lì l'ha stravinto. Diciamo comunque il gol più bello, che è anche il più godurioso, quello di Del Piero a San Siro, che ha messo una palla, una punizione all'incrocio dei pali quell'anno lì. Non l'ha segnato con questa maglia qua, ma è sicuramente il gol che ci ricordiamo di più di quella stagione. La maglia di quella stagione l'ho presa di Alessandro Del Piero. La maggior parte, come vedete, sono di Del Piero, anche perché l'ho detto, ho sempre cercato di prendermi maglia di giocatori che non rimanevano un anno o due, ma restavano un po' di anni. Soprattutto in passato ragionavo così. Adesso prendo un po' il giocatore che mi piace di più e via. Ragazzi, chiudo qua il video, spero che vi sia piaciuto. A me non resta salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!